Eccoci qua, bentornati su Radio Web in Volo e torniamo nel nostro format Cucina in Volo e torniamo alla grande live simultaneamente su Facebook e su Instagram. Ciao a tutti. E oggi siamo qui per parlare con Paola Di Giambattista, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Grazie a te Paolo, grazie a tutti gli amici di Radio Web in Volo. Ecco, siamo qui per parlare di una tematica che sarà bello approfondire insieme, ovvero cucina inclusiva. Ho pensato che, essendo comunque una cooperativa sociale che comunque fa dell'inclusività, diciamo, il suo statuto, diciamo, ecco, chiaramente, ho pensato che parlare di questa tematica, che ammetto non conoscere, la scopriremo insieme qui, da te che sei appunto una food specialist. E deve essere una cosa molto, molto interessante anche per così, rilanciare un po' questo nostro format cucina in volo. E io però prima di tutto, ecco, ti chiedo se ci vuoi raccontare qual è stato prima di tutto il tuo percorso formativo e cosa ti ha orientato a svolgere questa tua esperienza professionale proprio come food specialist. Certo, innanzitutto la cosa che è necessario precisare è che questo tipo di esperienza e formazione è venuta post formazione e scuola, nel senso che non nasco food specialist, sono una mediatrice linguistica che nel corso, diciamo, della sua carriera in azienda a un certo punto ha deciso di lasciare il posto fisso e di dedicarsi ad approfondire le tematiche che erano collegate alla sua passione, ovvero la cucina e la parte di nutrizione, abbinandoli al viaggio. Quindi da lì sono ripartiti, diciamo, tutti gli studi professionali per poter fare di questa passione una professione. E quindi ho fatto la scuola di cucina, ho studiato nutraceutica, mi sono formata per quello che riguarda il collegamento medicina e nutrizione e la scuola di naturopatia, che mi ha permesso di unire un po' i puntini e considerare la persona da un punto di vista olistico e quindi un insieme, ma anche non solo la persona, ma l'ambiente in cui questa persona vive. Da qui la prima idea di elaborare un concetto dove l'ambiente fosse importante e quindi l'inclusività è molto collegata all'ambiente perché mette al centro le persone, ma anche le interazioni che le persone hanno tra di loro e anche con l'ambiente che li circonda, che può essere l'ambiente familiare, l'ambiente lavorativo, oppure dove si spostano, per esempio se vanno in vacanza, oppure se fanno dei viaggi di lavoro. Il concetto quindi di formazione e di specialist è collegato alla possibilità di andare oltre l'apparenza di un piatto, oppure l'apparenza di un menù, e andare a capire come questo piatto è composto o aiutare chi nel caso della ristorazione è lo chef piuttosto che l'imprenditore, a creare dei menu che sono bilanciati non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche terapeutico e nello stesso tempo collegato alle esigenze di ogni singola persona che viaggia o di ogni singolo ospite. Ecco, perfetto. E cosa vabbè, un po' ci hai dato una un'infarinatura, però per cucina inclusiva cosa si intende, come nasce proprio questo concetto e perché è importante conoscere questa idea di cucina? La cucina inclusiva, ti dirò che cos'è per me, nel senso come, sono riuscita a collegarla a quella che è la mia professione. Normalmente quando si parla di inclusione ci si dimentica della parte alimentare e si è molto più concentrati sulla parte sociale collegata alle varie, disabilità piuttosto che in situazioni di fragilità. L'inclusione all'interno della cucina sta nel fatto che molte persone sono diverse o perlomeno hanno gusti diversi e scelgono di mangiare cose diverse. Questa è una prima possibilità. Altre persone, invece, per motivi di salute, non fanno scelte, ma sono costretti a mangiare cose diverse per varie motivazioni. Altre ancora sono persone che, perché hanno una religione, una fede, un credo o una filosofia, un'etica diversa, scelgono di seguire determinati orientamenti e quindi anche dal punto di vista alimentare scelgono di mangiare o non mangiare determinati alimenti. Quindi
Quindi è importante andare a tutelare anche queste persone che in realtà scopriremo essere un numero molto grande e sempre in aumento, e quindi poter fare in modo che allo stesso tavolo, perché il motto appunto di cucina inclusiva è tutti a tavola, nessuno escluso. Quindi permettere non di creare dei corner, non di creare dei ristoranti apposta o dei menu dedicati, ma la possibilità di scegliere dallo stesso menu e quindi nello stesso ristorante, seduti allo stesso tavolo, persone che hanno esigenze diverse, ma non per questo o non sono amici o non sono colleghi e quant'altro. Quindi la possibilità di vivere la socialità e quindi l'inclusione a tutto tondo. Ok, sicuramente molto, molto interessante, molto, molto attuale anche, se vogliamo. Sì, adesso sì, all'inizio mi prendevano un po' per pazza quando proponevo questo tipo di concetto. Per inizio, quando stiamo parlando di preciso? Stiamo parlando di 4-5 anni fa. Ok. Quindi ancora l'inclusione non era tra le parole chiave più ricercate su Google, mettiamola così, e comunque era esclusivamente dedicato a un concetto, diciamo, di inclusione a tutto tondo, quella che è più conosciuta comunque sia anche oggi, ma non veniva presa in considerazione la parte, diciamo, alimentare. In realtà la prima proprio idea è venuta proprio dal discorso della disabilità, andando a organizzare un evento con una cooperativa che aveva al suo interno degli ospiti che avevano delle particolari esigenze. Quindi per fare in modo di metterli diciamo a loro agio e poter mangiare tutti quello che era lo stesso menù, da lì sono partiti un po' di esperimenti. E poi il discorso si è un po' ampliato e ha preso in considerazione tutto il resto, quindi tutto ciò che fa inclusione. Bene, saluto intanto gli amici di Libri dal Cuore che sono passati a salutarci su Instagram. L'abbiamo già anche qui un po' introdotto il tema di questa domanda, però possiamo sempre approfondire. Quanto è diffusa nel 2023 proprio l'idea di cucina inclusiva e quali sono i punti fondamentali da conoscere in questo ambito? Non è molto diffusa, soprattutto non si riesce a collegare il concetto di cucina all'inclusione. Molto spesso i ristoranti o gli hotel che dedicano attenzioni a, per esempio, le intolleranze, piuttosto che magari un menù completamente a base vegetale o senza glutine, eccetera, sono concentrati sulla parola senza. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che creano una linea dedicata a queste persone che comunque vengono nuovamente considerate diverse e messe tra virgolette all'angolo. Il concetto di cucina inclusiva ribalta quelli che sono diciamo le consuetudini collegate a fare da mangiare in maniera diversa, perché il concetto è che tutti possono mangiare anche se facciamo delle variazioni, tra l'altro senza accorgersene, rispettando quelli che sono i canoni, andando quindi a mettere delle icone per gli allergeni, per individuare che il piatto contiene o non contiene, diciamo, la materia prima incriminata, ma al tempo stesso nessuno vieta che tutti, quindi anche chi non ha nessun tipo di esigenza, possa godere di un piatto che è comunque nutritivo, equilibrato, eccetera, eccetera. Quindi il focus è su tutti e non su senza. Bene, ma nella tua anche attività proprio di food specialist, come promuovi, quali iniziative utilizzi per promuovere questa idea e come viene anche recepita dalle persone a cui proponi o comunque parli di queste tematiche? Le persone sono curiose, quindi chi poi la prova fondamentalmente è incuriosito e dice: strano che non ci abbia mai pensato nessuno, perché fondamentalmente non ci sono piatti o ingredienti strani, è semplicemente un rielaborare in maniera oculata quelle che possono essere le ricette tradizionali. Poi è vero che posso andare a introdurre elementi diversi come può essere il tofu, eccetera, per il discorso vegetale, ma non è quello il focus. E diciamo che la promozione viene fatta in tanti ambiti, quindi attraverso fiere, manifestazioni, attraverso eventi dedicati, possono essere dei corsi di cucina piuttosto che dei workshop, delle lezioni. E la parte invece di accoglienza, che quindi è più collegata alla parte ristorativa e del mondo hotellerie,
permette di andare a creare proprio dei menu e degli spazi all'interno eventualmente di un buffet, di un layout espositivo, dove poter collocare tutti i prodotti che sono collegabili a una cucina inclusiva, di modo che l'ospite, per esempio, scende a far colazione la mattina, può passare tra tutti i piatti a disposizione e scegliere le opzioni dedicate a lui, senza incorrere in quello che è il classico inconveniente del cameriere che arriva dalla cucina e che comincia a urlare in mezzo alla sala di chi è il celiaco piuttosto che No. qual è il piatto vegano. E queste, diciamo, le cose più simpatiche, per non parlare nel dietro le quinte, che cosa succede quando arriva una comanda e quindi l'ordine con le mille variazioni perché l'ospite non ha trovato in menù qualcosa che poteva mangiare e quindi chiede a un piatto già esistente di fare mille e mille variazioni, il famoso senza questo, senza quest'altro, che tra l'altro è una, dal punto di vista della cucina, chiaramente è un punto scomodo perché devono poi rimediare perdendo tempo, interrompendo quello che stavano facendo e creando, diciamo, un disguido in quello che sono le tempistiche classiche. Invece, se uno anche in questo caso previene, fa una sorta di prevenzione e l'ospite lo può tranquillamente scegliere dal menù. Certo, guarda, a costo di risultare impertinente, però mi sta venendo in mente, in quest'ottica, diciamo, anche se purtroppo non se ne sta più parlando ultimamente, il discorso di entomofagia o farfarina di grillo, ti chiedo così un'opinione a caldo così su questa cosa, visto che purtroppo questa cosa è un po' scemata, dico purtroppo, perché secondo me bisognerebbe un po' provare a guardare in quella direzione senza ragionare di pancia, mi viene da dire, no? Tu come la pensi? Ma diciamo che il clamore, soprattutto a questa latitudine del globo, è stata data dal fatto che culturalmente non siamo preparati a vedere insetti, scarafaggi, larve e quant'altro nel piatto. Ovviamente, se noi rivolgessimo la nostra attenzione dall'altra parte del globo, sarebbe perfettamente normale. E questo ci pone proprio l'attenzione che il cibo è prima di tutto cultura e tradizione. Quindi sicuramente questo concetto da noi fa fatica ad essere percepito, tranne quelli che potrebbero essere proprio i progressisti e quelli che vogliono assaggiare di tutto di più, però se lo guardiamo ci sono tante sfaccettature. Il focus e l'attenzione è stata posta soprattutto sulla panacea con questa tipologia di alimentazione per la crescita abnorme della popolazione mondiale e per l'effetto green inteso come diciamo parte di sanatoria per quello che dovrebbe essere un discorso di ecosostenibilità. In realtà ci sono anche lì tante possibilità, quindi non è sicuramente personalmente nella farina di grillo la soluzione ai problemi di sostenibilità legati al cibo. Certo è che va analizzato come qualsiasi proposta, come la carne vegetale piuttosto che le varie La carne alternative. coltivata, La adesso carne coltivata in provetta. no, perché ci ho pensato anch'io, infatti, questa cosa, perché sono cose che purtroppo, tra l'altro, in Italia c'è stata una sorta di veto su questa cosa, che è un po' perdere un treno, Ma tutto. è comunque co un discorso culturale, perché l'Italia è un paese strettamente collegato alle sue tradizioni, comprese quelle di cibo, di produzione. La filiera è sempre stata molto attenta e molto controllata. E siamo ancora cresciuti vedendo far da mangiare, magari non più i nostri genitori, ma le nostre nonne. Questo è un concetto che fuori dall'Italia si è un po' perso già da molti anni. Quindi alla fine trovare una farina per loro è farina, quello che c'è dentro fa poca differenza. E invece da noi si è posto molto l'attenzione proprio sulla trasparenza dell'etichetta e le maggiori critiche sono venute proprio di sopra per cercare di capire se, ritornando al discorso dell'inclusione, una persona che è vegana, una persona che ha delle intolleranze o delle allergie, per esempio, agli insetti, come deve leggere un'etichetta e è sicuro la troverà senza che ne sia stata espressa, identificazione in etichetta? Quindi questo, diciamo, è quello che ha mosso un po' le acque in questo caso. Sì, forse la comunicazione non è stata neanche particolarmente, non ha posto il focus, diciamo, sui lati positivi
positivi in maniera abbastanza rigorosa, forse? Diciamo che in Italia c'è questa tendenza, dal punto di vista comunicativo giornalistico, di porre l'attenzione su fare il terrorismo psicologico a tutti gli effetti e quindi cercare di andare a muovere le acque in maniera da creare discordanze, di far muovere, far litigare le persone. C'è questa sorta di trend che poi, lo sappiamo benissimo, vale anche per la cronaca e quindi per le notizie, come è stato recentemente per l'alluvione in Emilia-Romagna e così via. Ci sarebbe quasi da farci un format sopra, secondo me, io la butto lì. Però comunque abbiamo dato un'infarinatura e penso che abbiamo dato comunque degli spunti più che vari. Poi se eventualmente avremo modo di ritrovarci, più che volentieri, insomma. Certo, volentieri anche per me. Perfetto, io per adesso chiudo qui questa puntata di Cucina in Volo, live simultaneamente appunto su Facebook e su Instagram. Verrà ricaricata successivamente anche su YouTube. Vi ricordiamo che siamo anche su Twitch e TikTok, abbiamo anche un canale Telegram. Io ringrazio ancora Paola Di Giambattista per essere stata qui con noi. Grazie Paolo e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito oppure che vedranno la registrazione. Assolutamente, e come sempre grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo e mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata alle 3. Vi ricordo che c'è Checco con un altro modo di dire su un squezza tradizione. Arrivederci.